andremo a pitturare un pezzo di pavimento. Non vi lamentate se l'audio sarà un pochino basso, perché purtroppo per lavorare a questa distanza e farvi vedere non ho potuto indossare il microfono. La cosa da fare assolutamente ogni volta che voi iniziate un lavoro è la pulizia, quindi che sia un mobile, che sia un pavimento, che sia una qualsiasi cosa, la cosa più importante è pulire benissimo, benissimo il nostro pavimento. Prima mi chiedono come si fa a pulire un mobile, come si fa? Allora, la pulizia è come di solito siete abituati, ok? Quindi adesso io mi struzzo il mio sgrassatore, non facciamo pubblicità occulta, e vado con la mia pezza. Vi dico cosa serve per fare il nostro pavimento. Sicuramente serve il bastone lungo, la retina, il rotolante e il dorato. Poi è un pennello. Io dico che sta venendo pulito perché lo straccio è quasi perfetto. Adesso lo asciughiamo, montiamo il rullo. Io adesso andrò a fare il cenere di seta e lo vado a mettere dentro al secchio quadrato. Adesso io ce ne metto un po', se poi mi avanza lo rimetto nel barattolo, e la prima cosa da fare con un pennello è gli angoli, come nel tutorial che ho messo su YouTube. I bordi. Mettiamo la retina qui e vado a intingere il mio rullo. Faccio la prima passatina. Naturalmente io qui riesco a muovermi perché posso uscire fuori. Quando voi fate nelle vostre stanze, dovete partire da un punto e andare a finire dall'altra parte. All'indietro. Perché poi questo è fresco e non potete passarci sopra. Questo avrà bisogno di 2-3 mani. Mi raccomando, la vernice sempre dallo stesso verso, però qui stiamo un po' usando il rullo. Ecco, più vado avanti e più mi copre, vedete, perché comunque il rullo era nuovo, cioè nuovo, era pulito e quindi aveva assorbito poco colore. E siamo alla prima mano, quindi quello che vi dico è assolutamente di rispettare i tempi di asciugatura. Datevi il tempo di asciugatura, che magari possono essere quelle 4-5 ore, okay? E poi potete dare la seconda mano. Se la prima non è asciutta bene, il colore me lo porto via nella seconda, chiaro? Per questo che io vi dico fate asciugare bene, 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 ok? Che bella copertura. Considerate che questo lo sto facendo un mezzo barattolo di colore. Fate attenzione a dove passate, che il colore sia asciutto. Se usate un colore scuro potrebbe passare 2 mani. Naturalmente nel corridoio qui del laboratorio avevo usato un colore chiaro e 2 mani non erano passate, anche perché con il rullo il colore chiaro a volte si danno le rullate, quindi magari passate sempre una terza mano per accompagnare il tutto. Una volta che è asciutto non potete poi camminarci con le scarpe, perché ancora non abbiamo passato il protettivo, e quindi non passando ancora il protettivo dobbiamo per forza camminare scalzi con delle calze pulite. Oggi andremo a fare lo stencil nel nostro piccolo pezzo di pavimento che diventerà una mezza specie di tappeto. Ho scelto il numero 64 e andrò a fare queste belle piastrelle. In quando si fa uno stencil la cosa da fare è assolutamente quella di mettere la colla
riposizionabile, ok? Quindi io adesso mi prendo il mio bel cartone. Prendo lo stencil e la colla va messa nella parte umida. Quindi battete la colla e andiamola a mettere. Perfetto. Una volta messa la colla, aspettiamo 5 minuti, un paio di minuti, per far sì che la colla faccia presa, ok? Adesso io facciamo conto che voi avete un pavimento grande. In questo caso, o vi prendete le misure prima, ma è un po' più complicato quando voi comunque prendete le misure di una stanza, oppure vi prendete la della stanza, quindi io in questo caso ho preso la metà di questo, che sono 2 metri, e vado a fare a 1 metro, parto dalla metà. Così, in qualsiasi caso, come farebbe un piastrellista, quando arrivate a fine stanza rimane di qua di là o metà piastrella o quant'altro. Quindi prendete la metà della stanza e così vi rimane di qua di là quello che avanzerebbe a una piastrella normale. Allora, 2 metri e qui mi segno 1 metro e poi dopo vado di conseguenza. Ok, me l'ho già segnato prima, prendo il mio stencil adesso con la colla, tolgo il cartone, vedete che c'è la mia frigera valletta e lo vado a posizionare alla metà. Grande, voi sicuramente con uno stencil grande fate molto prima. Ci siamo. Allora, il colore di base che ho messo sotto, ho messo cenere di seta e poi adesso andrò a fare lo stencil sopra con un bicolore. La cosa che ho notato che vi mette più in difficoltà su questo stencil sono questi angolini qua. Invece questi dovete capire che non vi devono mettere in difficoltà, in quanto vi permettono di rimettere lo stencil precisamente nel punto in cui abbiamo lasciato. Quindi non fatevi ingannare perché dicono: ma come faccio a rimetterlo sopra? Adesso lo faccio vedere. Allora, iniziamo. Allora, io adesso faccio la prima parte con il latte di luna, ok? Andrò a fare tutto il mio disegno con il latte di luna e la parte centrale con il noce scuro, perché voglio creare comunque un pavimento abbastanza neutro. Vado con il mio latte di luna. Facendo attenzione a non passare la parte centrale. Angolini voi li dovete fare in modo che poi quando andiamo a mettere lo stencil abbiamo già il punto di riferimento. Ok, poi l'altro colore che vado ad utilizzare sempre con il rullo. Mi raccomando, scaricate bene 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 il rullo, scaricate bene bene il rullo e andiamo a passare nella parte dove volete fare il marrone, che poi anche se viene un pochino sfumato e andate sopra quello che avete già fatto, non importa perché comunque non sembrate delle ceramiche fatte a mano, quindi
asciugatura. Allora vado, siete pronte? E voilà! Questo lo stencil, avete visto a cosa servono i segni? Servono a mettere perfettamente. Allora, quello che mi raccomando, e ve l'ho detto, ve lo ripeto, ve lo ridico tante volte, vedete che io scarico sempre il rullo, vedete che quando io vado a passare, non spingo, vado delicata, avete visto che non ho trovato nulla? Meglio che passate più volte piuttosto che spingete e poi vi sbava il colore. Poi se non vi piace sfumato come è venuto a me, non ci sono problemi, basta che vi fate una derma e ogni volta ve la mettete sopra così non sporcate il contorno. Io comunque non ho fretta, ok? Vado piano, ripasso, faccio attenzione, quindi non fatevi prendere dalla fretta. Vogliamo parlare anche di questo stencil sulla parete? Come se fosse carta da parati? Meraviglia! Può essere centrale su un tavolo come se fosse un runner? Sì, certo Teresa, assolutamente sì. Anzi, potrebbe anche essere, io ci ho fatto tutto, sempre con uno di questi stencil, ci ho fatto tutto il piano di un tavolo, e perché comunque un tavolo potrebbe anche essere fatto con le tesselle, quindi poi dipende dai colori che scegliete, perché queste è come se fossero delle cementine grandi, ok? Quindi come si chiamano i bianconi, si dovrebbero chiamare queste piastrelle un po' antiche, anni 50, anni 60. Poi una cosa che farò di sicuro è di fare magari una, perché questo in quanto è un pezzo in mezzo a un pavimento che appunto ho, quindi magari farò un pezzo intorno che fa tipo tappeto con il marrone scuro, quindi gli farò, dopo che ho tolto lo scotch, farò una riga di 4-5 cm e lo farò marrone scuro, perché sennò mi sa troppo di buttato lì. Oppure anche un marrone tipo noce chiaro, che così è, sì, però noce chiaro. Quando qualcuno mi dice, no, io lo stencil lo faccio senza colla, poi un matematico che torna in negozio e mi dice, a me ha sbavato tutto lo stencil, perché non hai comprato la colla? Allora, non è che io vi dico di comprare la colla per guadagnare di più, vi dico di comprare la colla perché così il lavoro mi viene meglio. Possiamo fare un lavaggio che può essere fatto prima della pittura, se volete proprio un po' ingiallirlo. Ma io voglio fare tipo quello che ho fatto nel corridoio, quindi sporcarlo un po' per renderlo un po' più vissuto e un po' più vintage, e quindi lo andrò a fare dopo la prima mano di finitura. Eccoci. Lo appoggio e adesso prendo altre soluzioni. Stesso stencil, base chiara, fatto nero, guardate che spettacolo. Bicolore, grigio e nero. Questo qui è un altro stencil, non ricordo il numero, è singolo, quindi è piccolo, e qui lo abbiamo fatto ali di gabbiano sul latte di luna. Poi qui abbiamo quello che ho fatto nel mio corridoio, base cenere di seta, latte di luna e Grace. Vedete che differenza che fa se cambiamo i colori? Stupendo, che meraviglia, dicono. Questo è un altro stencil di quello che abbiamo in promozione e abbiamo ali di gabbiano e noce chiaro. Questo stencil lo potete utilizzare su un fondo di un mobile, sopra un tavolo, in una parete. Però lo stencil è per il pavimento, quindi nel pavimento del bagno, nelle pareti del bagno, volete rifare le piastrelle del bagno, usate questo stencil qui. Comunque
strepitoso. Oggi c'è questa parte che siete un po' tutte sulle spine e vi piaceva insomma questa parte perché è la parte per molti di voi la più difficile perché andremo a passare la finitura, ma prima lo andiamo ad invecchiare. Dopo che avete fatto lo stencil dappertutto è quello di carteggiarlo, quindi carteggiate leggermente il soffalmento. Ho preparato la mia, come si dice, la mia acqua sporca, e l'acqua sporca l'ho fatta con concentrato marrone. Me la tiro intanto qui, io comincerò da davanti. Eccola qua. L'ho fatta con concentrato marrone e una punta di nero, ok? Poi molta acqua, una spugna, e adesso andrò a sporcare il mio pavimento. Quindi concentrato marrone e una punta di nero per creare questa patina che sia un po' così tutta rovinata. Allora, vado a dare la mia acqua sporca, che l'ho fatta con concentrato marrone e una punta di nero, e poi con la mia spugna, che è la stessa che utilizzo per dare la cera, vado a picchiettare. Pavimento perfettamente pulito che potrebbe stare bene in un bagno, ok? Però perché, visto che io farò la parete della tre, non mi piace poi tanto. Quindi io mi vado a dare la mia acqua un po' sporca. Allora, io sto praticamente tamponando, vedete, do l'acqua, poi tampona, lo do un po' male e non la do in tutti i punti, in alcuni punti la do di più. Adesso devo fare questa operazione per far vedere come passare la finitura, di asciugare questo pezzo, perché il pezzo dietro l'avevo già asciugato. A questo punto ricarteggiamo, perché dobbiamo accompagnarlo con il sotto, ok? Sì. Come sempre ricordiamo di non fare come facciamo noi, ma di aspettare i tempi di asciugatura. Esatto. Spero che capiate che quando noi facciamo le dirette non può essere come il lavoro che voi fate a casa. Non è mai consigliato di forzare le asciugature. Se ne avete messo troppa, ci passate la pasta ripresa, un po' per vi accompagnare. Così vedete che viene bello macchiato e sembra veramente un pavimento vecchio. Poi, dopo che ho dato la prima mano di pulitura, se mi rendo conto che è poco, è troppo, insomma quello che è, posso andare a passarci sopra prima di dare le ultime due mani di pulitura. Vi ricordo che per il pavimento ne occorrono tre. Con i tempi da rispettare. Con i tempi di asciugatura da rispettare. Anche con la carta nitrata in qualche punto di spese di più, in qualche punto di meno. Allora, la finitura per i pavimenti, i tempi sono, cioè si applica la prima mano, si fa asciugare per almeno 3 o 4 ore, e se passa più tempo non succede niente, l'importante è che non sia meno tempo. Poi dopo la seconda mano bisogna lasciare asciugare per 24 ore. Poi è calpestabile dopo circa 24-48 ore. 48 ore è proprio consigliatissimo. 24 va bene. Già. Va bene, sì, se uno ha necessità, altrimenti 48 è perfetto. Sicurezza, visto che raccolgo anche la polvere come una spugna. Leggermente umida. Leggermente, perché sennò mi viene via tutta la mostra.
la bilancia. La finitura, il catalizzatore e la vaschetta con il rullo. Il rullo per passare la finitura è questo che... Questo va catalizzato 1 a 10. Che significa 1 a 10? Poi c'è scritto comunque davanti. Significa che su 100 grammi di finitura vanno 10 grammi di catalizzatore, ok? Okay. Ne faccio 100 intanto, così non ci sbagliamo. Allora, 100 grammi di finitura è importantissimo la finitura citarla bene prima di usarla. 10 grammi se poi fate un grammo in più, un grammo in meno non importa, non è che proprio, però cercate di essere più precisi possibili. Quindi ho messo 100 grammi, 10 grammi, mescolate bene, bene, bene. Poi io adesso lo metto nella mia vaschetta. Allora, con questo rullo. Questo è il rullo specifico per la finitura dei pavimenti. Specifico. Andiamo. Una volta che voi avete preparato bene la finitura, è anche un passaggio abbastanza veloce. Rimane opaco, quindi è un bisogna fare molta attenzione, passarla bene bene dappertutto, perché la prima mano è la, diciamo, tra virgolette, la più importante. Esatto. Poi la seconda e la terza mano già tira meno prodotto, meno finitura, perché... Comunque, esatto, voi regolatevi sulla prima mano, la seconda e la terza andate sempre a diminuire. Se per caso per la prima ne avete preparate 100, per la seconda magari preparatene 80 o 90. No, forse anche meno, se 100, 70. 70, perché comunque assorbe molto meno. Il rullo non deve essere né troppo carico né troppo scarico. Regolatevi una cosa giusta. Questa finitura va data al rullo perché altrimenti si vedono poi le pennellate. Volendo nel rullo si può applicare anche un manico, quindi esatto, se non volete stare in ginocchio. Si può dare anche sui tavoli con il rullo la finitura catalizzata? Sono due prodotti diversi, non è la stessa. Non è, perché quell'altro è più denso e questo è più... molto più liquido. Non lo so perché non l'ho mai data veramente, perché a me l'effetto bucciato non piace. Cioè questo rullo non fa un effetto bucciato, però cioè, non fa l'effetto bucciato, ma io che ci sono vicina un po' l'effetto bucciato c'è. Quindi io non mi pongo questo problema se posso darlo al rullo, perché non mi piace vedere il bucciatino dei rulli soprattutto sul tavolo, ecco perché. Penso di sì che si può dare, ma non l'ho mai utilizzato per scelta. Comunque. Questa è una finitura, cioè calpestabile, diciamo, per pavimenti. Calpestabile, esatto. Noi professionisti utilizziamo queste finiture perché sono più resistenti, ok? Perché se voi provate una finitura senza catalizzatore su una cucina, già quella col catalizzatore ha i suoi problemi, perché c'è chi, non so, riesce a far filtrare l'olio anche dentro alle cucine, non lo so, comunque, vabbè, non tutte, perché io ne ho fatte parecchie, non è successo niente, a qualcuno gli succedono cose strane. Comunque è bello perché questa finitura voi la date e in realtà nel primo pezzo che ho fatto la vedo che si sta già assorbendo, quindi è positiva la cosa. Comunque con 100 ci ho fatto metà, ragazzi, metà di questo. E la prima mano mangia tanto, quindi mentre poi a scendere... Considerando che la conversione è 500 ml, mezzo litro, quindi rende tantissimo. Beh, se ci avete una grossa stanza ci vogliono due o tre confezioni, perché è vero che fa miracoli, però... Comunque adesso poi questo lo vedete un attimo bagnato, ma quando asciuga torna tutto proprio come prima. La nostra finitura è comunque naturale, non è tossica, è all'acqua e quindi
Seguitemi sul mio canale Instagram, che comunque mi trovate sotto Colo Chic, sotto Francesca Iori. Ciao!